Ciao, benvenuti a tutti, buonasera. Ciao Ivan, sempre primo. Ciao Fede. Ciao Paolo. Sei un new entry. Bene, benvenuto. Ciao Daskark. Ciao Stefano Ragni, benvenuti a tutti. Allora, questa sera vedremo un pezzo un po' diverso dal solito. Musica elettronica. Ciao Massimo. Il brano è sempre preso dalla libreria di Cambridge Music Technologies, poi nella ripubblicazione su YouTube troverete il link per andare a scaricarvelo e provare anche a voi a fare il mix, se volete. Il brano si chiama Comet ed è di Ricky Legend. Cominciamo a sentirlo così com'è, senza nessun plugin attivato. Ok, fermiamoci pure qui. Ciao Aurelio, ciao Dixmat, benvenuti a tutti. Allora, questo brano, come avete sentito, in questo brano c'è poco di veramente suonato, ci sono molti loop e strumenti elettronici. Quindi affronteremo il mix un pochino diversamente. Non tanto nel routing, quello rimane sempre lo stesso, più o meno, però cambierà la scelta un po' dei plugin e le cose che andremo ad applicare. Quindi, come al solito, ho già diviso le tracce in gruppi, quindi la batteria va al suo gruppo, le percussioni al loro gruppo, gli effetti a un altro gruppo, c'è un gruppo per il basso, per le chitarre, per le tastiere, per le voci principali e per i cori. Tutti questi gruppi confluiscono nel mix bus, dove ho già i miei plugin soliti pronti da attivare, che sono il solito analog channel in modalità multimono, così il canale sinistro e il canale destro lavorano in modo completamente indipendente, il NIV 33609, con la threshold altissima e una ratio di 1.5 a 1, quindi bassissima, questi due plugin praticamente non fanno quasi niente, mi servono per dare un po' di colore. Poi abbiamo il Pultec, che è il Pultec di Waves Audio, che fa la classica Smile EQ, quindi un'enfatizzazione delle basse e un'enfatizzazione delle alte frequenze. L'Oxford Inflator già attivato, che dà un po' di saturazione e aumenta un po' il volume. E poi c'è il Pro L2 di FabFilter, che evita che di sforare lo 0 dB. Prima del mix bus c'è un altro canale master, questo lo potete trovare dentro Pro Tools. Non so con le altre DAW, ma Pro Tools lavora in modo particolare, quindi posso creare un master del bus che quindi mi controllerà il volume prima di entrare nel bus.
e poi c'è un master finale che è quello che va direttamente alle casse, dove metto i plugin di controllo per controllare il livello, l'analizzatore di spettro, eccetera eccetera. Le tracce più o meno sono come le abbiamo scaricate, le ho solo abbassate un pochino perché, come solito, quando si usano dei campioni, di solito se vengono presi da dai siti tipo Splice o Sounds, sono già di solito molto alti di volume, quindi per evitare di andare a sovraccaricare troppo il mix bus ho abbassato tutte le tracce allo stesso modo. Ok, andiamo a sentire cosa succede attivando il mix bus. Quindi prima senza e poi con tutti i plugin che abbiamo visto adesso attivi. Ok, oltre all'aumento, un pochino di aumento di volume, che come vi dico sempre bisogna abituarsi a queste cose perché non tutti i processori hanno la possibilità di livellare il volume, quindi dobbiamo imparare a capire se stiamo peggiorando o migliorando le tracce anche se sono a volume diverso. Quindi oltre all'incremento, piccolo incremento di volume, abbiamo anche però un carattere diverso al mix proprio. Cioè, come dico spesso, questo è il mio mixer virtuale che già mi dà un colore e mi aiuta a incollare meglio le tracce tra di loro. Ok, cominciamo a partire dalla batteria. Fondamentale in un brano tipo questo è proprio la batteria e il basso. Soprattutto il basso in questo tipo di brano, come avete sentito, che va molto sulle sub, quindi un brano molto moderno che con il basso che lavora molto in basso, quindi dobbiamo cercare di farli convivere il più possibile e fare in modo anche che il basso si senta bello, potente, pulito anche nei piccoli speaker o nelle cuffiette del telefono. Cominciamo a sentire la batteria. Ok, abbiamo un rullante, una cassa, una hi-hat e tre loop. Dobbiamo cercare di farli convivere tutti insieme. Quindi come prima cosa, come al solito, andiamo ad aprire un nuovo bus per inserire un compressore. Quindi per fare la nostra solita compressione parallela. E qui cominciamo con il Pugchild 670.
Ok, anche questo mi serve per dare un pochino di spinta in più e anche per amalgamare e dare un pochino di carattere a tutta la batteria. Però quando ho degli elementi elettronici, di solito vado a intervenire anche sul bus della batteria. Di solito uso la ML4000 di Mac DSP. Che è un compressore multibanda, un processore di dinamica multibanda, perché anche l'expander, il gate, però noi in questo caso useremo solamente il compressore e un limiter finale, già tutto all'interno dello stesso processore. Partiamo da un preset che è il secondo che troviamo, che io di solito uso questo come punto di partenza. Ciao, sono distorto. Il Puig Child ha le impostazioni di default. Quando lo apri è già impostato così. Sentite come recuperiamo un po' di volume e anche tutto si compatta meglio, soprattutto le basse frequenze sono molto più presenti. Ok, andiamo a lavorare su questa cassa. Qui abbiamo due casse, una che è nella prima traccia e l'altra all'interno del loop. Dobbiamo cercare di farle convivere insieme. Allora, la prima cosa che facciamo è provare a girare la fase del loop, perché magari già così si sommano meglio tra di loro. Sentite la differenza? Proprio così come sono le tracce, le due casse si cancellano tra di loro, la parte bassa delle casse. Quando giro la fase invece si sommano e ho molte più basse. Sentite la differenza? Ok. Allora, sono distorto. L'OTT è differente dall'ML4000. È differente perché ogni plugin ha il suo suono e puoi sostituirlo, puoi usare anche l'OTT, cioè è sempre un compressore multibanda. Qui hai più controllo, puoi fare più cose, però volendo puoi anche usare l'OTT.
Sì, sono distorto. Puoi andare col sidechain a tagliare le basse dal loop, però in questo caso stai tagliando, cioè lo stai eliminando l'altra cassa. Invece così le facciamo convivere insieme e suonare insieme. Riapriamo tutte le tracce. Ok, questo Charleston è lì in centro, morto in centro, come dico io. Cerchiamo di renderlo un po' più arioso, spazioso. Utilizziamo il delay standard di Pro Tools, mono to stereo, e mettiamo una parte a 0 millisecondi, quindi non c'è delay. Mi raccomando, in questo caso usate il feedback a 0, non ci devono essere ripetizioni. Quindi una parte, in questo caso la sinistra, la mettiamo a 0 millisecondi oppure 100% dry. L'altra parte invece la mettiamo ad un tempo compreso tra un millisecondo e 25 millisecondi, che ci dà un effetto di allargamento senza sentire che ci siano proprio due tracce distinte. Arbitrariamente mettiamo 11 millisecondi e vediamo cosa succede. Così gli abbiamo dato più spazialità in un modo molto semplice. Ok, aggiungiamo un ambiente a tutta la batteria. Utilizziamo il nostro lexicon creato da Relab. In questo caso andiamo a tagliare, prima di entrare nel riverbero, le basse frequenze, perché non vogliamo che si sporchino. Cerchiamo di tenerle più pulite possibile, perché ci dobbiamo ricordare che abbiamo anche il basso, che deve, diciamo che la parte bassa dello spettro deve essere relegata alla cassa e al basso. Quindi cerchiamo di pulire da tutto quello che non serve. Allora Ivan, anche il lexicon di UAD è molto bello per praticità, perché l'Essential è molto semplice, ha già solo quattro programmi già pronti,
con pochi controlli e suona bene. Quindi per praticità uso questo. Ok, apriamo il basso e vediamo un po'. Ok, abbiamo due synth, uno che fa la parte alta e un altro che fa la parte bassa. Mi sono dimenticato questa volta di colorare le tracce, perdonatemi. Quindi il basso lo facciamo questo viola scuro, la batteria marroncina. Le chitarre gialle, anzi percussioni, anche queste, cambiamo di colore, gli effetti, i synth li facciamo viola, le voci rosse, backing vocal azzurrino, così ci capiamo meglio all'interno del mix. Quindi dicevamo del basso che abbiamo due parti. Una che fa la parte bassa e un'altra fa la parte alta. Allora, intanto cerchiamo di dargli un pochino di saturazione alla parte bassa, in modo da compattarla un pochino e anche renderla più intelligibile, perché vengono riprodotte anche tutte le armoniche nei sistemi più piccoli, quindi le casse più piccole. Proviamo con un lo-fi di Avid. Ok, questo aggiunge un po' di saturazione, non ha il controllo di uscita, quindi aumenta anche un po' il volume, ma ci va bene così per il momento. Mettiamo un distressor sul bass che raccoglie i due segnali del basso. Ok, qui però abbiamo bisogno di un pochino di spinta in più sul mix bass. Quindi andiamo a usare il Beatmaster Desk, che di solito si considera un processore unico da mettere sul mix bass, ma noi lo useremo in modo molto leggero, che si somma agli altri processori che abbiamo sul mix bass.
Suono distorto, possibile sostituto per il lo-fi, per chi non ha Pro Tools. Mi sembra che Audiority aveva detto che faceva un plugin simile. Non so Audiority, ma c'è quello di Nembrini Audio, che si chiama sempre lo-fi, che abbiamo progettato io e Max insieme a Igor Nembrini, proprio perché non c'è il lo-fi per le altre piattaforme. Non ha tutta la parte riguardante il beat crusher, però ha la distorsione, la saturazione, che sono proprio caratteristiche del lo-fi. E anche, siccome moltissimi lo utilizzano, come Andrew Sheps, proprio per queste due, e anche Chad Blake, proprio per questi due algoritmi di saturazione, abbiamo cercato di riprodurli su questo plugin. Non abbiamo inserito il noise, perché anche questa cosa qua è un pochino inutile dal nostro punto di vista, se non per una cosa creativa, ma abbiamo aggiunto l'output del volume che serve, perché la saturazione aggiunge tanto volume. Spada Zone Studio, io lo uso sul master solo per colore, mi piace molto. Ma cosa, lo fai? Non l'ho mai provato sul master, ho usato però quello di Igor sul master, proprio per dargli una saturazione, era un mix abbastanza vintage. Sì, da scarica. Anche Jason Joshua lo usa. Può essere, sì. Ma perché questi sono i plugin che c'erano già quando c'era Pro Tools TDM, che quindi ti davano già in bundle con Pro Tools quando bisognava usare i plugin solo che potevi caricare sulle loro schede. Quindi loro dall'inizio hanno usato questi plugin e continuano ad utilizzarli tuttora. Ah, il Master Desk, Spada Zone Studio, sì. Ok. Diamogli ancora un po' di spinta sulle basse. Inseriamo già il nostro Galfos sul master, che ci fa un po' di pulizia appena. È proprio una cosa leggera, sentite, prima senza e poi con. Ok, apriamo le altre tracce. Ok, prendiamo subito la traccia che comanda. Questa traccia è già stata registrata distorta, non so se riuscite a sentire in alto, si sente proprio che gratta. Togliamoli un po' di basse e medio basse che la ingolfa. E diamogli un ambiente in più.
utilizziamo sempre l'LX480. Si sente abbastanza che gratta in alto, eh? Ciao Master Cubo Beats, sono distorto, ripeto una domanda di prima che ti è sfuggita, ma mi interessa la risposta. Sulla cassa, essendo una cassa, quando hai usato Pro Q3, non è meglio usarlo in linear mode o va bene anche zero latency? Ma allora, puoi usarlo anche in linear mode, eh? Dipende... Fai una prova, quello che ti suona meglio va bene. Cioè, non vi preoccupate troppo della questione linear phase, perché anche gli equalizzatori analogici vanno a girare la fase e nessuno ha mai detto questo è inutilizzabile perché gira la fase. Sentite un po' come suona e decidete quale utilizzare. Poi, linear phase consuma più risorse e aggiunge latenza. Quindi vedete un po' nel vostro mix quale vi conviene utilizzare anche per una questione di risorse. Sì, Dixmat, è distorto, è pieno di aliasing, ce lo dobbiamo tenere così. E quindi dobbiamo trovare una soluzione. Allora, da Skark, scusa, per rimanere in tema, cosa posso usare al posto del NIV 33609 per dare colore? Non so se le altre case che emulano il NIV hanno un colore. Sì, ce ne abbiamo fatto una puntata al riguardo con Max, l'audio nerd show del lunedì, dove abbiamo parlato proprio del NIV 33609. Ci sono altre emulazioni, quella di IK Multimedia, poi c'è quello nuovo di Arturia, poi c'è anche quello di Acustica Audio. E ci sono degli altri plugin che invece vanno a emulare il 2354, adesso mi sfugge la sigla, che è il compressore precedente di NIV, che è simile ma non è perfettamente uguale, perché in alcune sue versioni gli manca per esempio il rilascio così veloce, però anche quelli danno un colore, quindi se puoi usare anche quelli che emulano questo compressore, come il V-Comp di Waves, che come vedi ha la ratio di 1.5:1, ma non ha il rilascio di 100 millisecondi, è di 400, però questo compressore ha secondo me anche lui un bellissimo colore. Mi raccomando, setta l'input in modo che non venga, che non comprima, che colori e basta. Quindi non troppo basso, ma neanche troppo alto, in modo che rimanga più o meno, se comprime, comprime di pochi dB, insomma. Allora, un attimo, Master Cubo Beats. Ci sta un bel beat crusher in parallelo su questo synth. Potrebbe essere, sì, potrebbe essere un'idea. Spada Zone Studio, io sto usando il cellulare, non sono nei miei monitor. Potrebbe starci nel kick un decapitator in parallelo per distorcere un po' il kick. Anche questa è una scelta. Ok, grazie Chiaro. Sì, sono distorto. Certe volte non so perché in zero latency sembra
con meno fase di linear mode, perché linear mode mi introduce latenza e sfasa. Proprio per questo chiedevo. Non dovrebbe sfasare perché la tua DAW dovrebbe compensarlo in automatico. Però io di solito lo uso così e mi trovo bene. Allora, diamo un ambiente generale anche ai synth. Mettiamo un altro riverbero, sempre di Relab. Anche questo molto bello, diverso dal Lexicon. Possiamo anche mettere il predelay a tempo con questo riverbero. Allora, questo deve aprire molto di più sulle alte. Quindi proviamo un mag. Comprimiamo un po'. Il lead. Allora, visto che abbiamo parlato dell'OTT, anzi il Galfos, mettiamolo dopo dell'inflator. E mettiamo l'OTT sul master, prima del limiter. E utilizziamo l'impostazione che usa Spike Stand. Quindi, così com'è, come si apre di default, ma con il depth al 2%. Proviamo a cambiare algoritmo del Pro L2.
Spada Zone Studio, no, l'MV2 in realtà non lo uso quasi mai. Dovrei iniziare a utilizzarlo perché è un bel plugin. C'ho talmente tanti plugin che mi dimentico anche di averli. Allora, questo è il problema, che poi non ti riesci a concentrare bene su quello che fai, ma provi i nuovi plugin, che è una figata, eh? Però quando sei in fase lavorativa diventa un po' un intralcio a volte. Allora, proviamo a mettere sui bass un pochino di saturazione, come abbiamo fatto l'altra volta con l'NLS, però questa volta usiamo il Lindel 80 Bass, che è solo la saturazione e non tutta la channel strip. Anche qui possiamo mettere dei canali diversi per ogni istanza. Questa è la famosa TMT Technology, che però, come abbiamo visto, era già stata utilizzata da Waves, anche se non si chiamava così. Allora, qui, per dargli un po' più di carattere a questi string, utilizziamo il Sansamp, che secondo me è molto bello sugli string perché gli dà già un suono un po' vintage. È come passare dentro un amplificatore. Sembra completamente un'altra traccia. Allora, cerchiamo di dare un carattere un po' più percussivo con un compressore a questa traccia.
Ivan Drums, nella musica elettronica, dato che ha un sacco di elementi stereo, mi mette in crisi sul discorso pan. Consigli a riguardo, come gestirli? Allora, non andare troppo in panico, ma considerali come gli elementi di una band e spostali un po' liberamente. A volte anche le tracce stereo puoi anche o sommarle o dividerle e usare solamente una traccia mono. Ricordati che se le tieni tutte in centro, anche se sono sorgenti stereo, di solito sono un pochino larghe, ma lo strumento lo senti prettamente in centro. E se fai un mix con tutto in centro, il mix sarà piuttosto stretto. Invece cerca di allargare il panorama stereofonico, soprattutto nelle parti tipo il ritornello o questo... o per esempio questa parte iniziale esplosiva, tra virgolette. E quindi cerchiamo, come hai visto adesso, sto pannando il synth principale da una parte e questo altro synth dalla parte opposta. In questo modo cerco di aprire un po' il panorama stereofonico. Allora, facciamo una cosa un po' diversa dal solito, quindi questa parte iniziale, cerchiamo di far esplodere il brano quando comincia. Anzi, attiviamo un attimo l'SSL, vediamo se riusciamo a dargli un pochino di transiente in più. Ok, torniamo sull'intro. Proviamo a mettere un plugin di Mac DSP che si chiama Fuzzbox. Eccolo qua. Questo plugin praticamente emula il passaggio attraverso casse, piccoli speaker, telefono, walkie-talkie, tutte questi piccoli speaker che distorcono e creano un sound specifico. È molto figo da utilizzare in fase di sound design, ma anche in mix potete utilizzarlo per dare carattere a qualche traccia, oppure come facciamo adesso. Per esempio, andiamo a prendere un preset. Ok. Tipo questo. Vedete che avete diversi processori. Oltre a una parte di convoluzione dove è stata proprio creata la IR, come si fa per le casse di chitarra di questi apparecchi, ci sono anche i filtri, la distorsione aggiunta, si può mettere un filtro in più, un noise generator, eccetera, eccetera. Ok, qui è un troppo chiuso sulle alte e ci sono troppe basse, andiamo a modificarlo un pochino. Ok, aggiungiamo il bypass alle automazioni e andiamo sulla nostra traccia.
Oh. Scusate, ho fatto. L'avevo inserito su metà pezzo praticamente. Ok, così siamo riusciti a dargli già un'esplosione quando parte il pezzo, perché ricordatevi che nei primi 5 secondi l'ascoltatore decide subito se è un pezzo che ne vale la pena di ascoltare oppure no. Quindi questa è una cosa molto importante. Andiamo avanti, sentiamo cosa c'è dopo. Ok, andiamo a ritoccare la voce. Master Cubo Beats, ma mettendo l'automazione per accendere e spegnere il bypass non fa come una specie di click fastidioso? A volte sì, dipende dal plugin. Questo non lo fa. Poi dipende anche da cosa c'è nel brano, perché in questo punto, anche se facesse un piccolo click, probabilmente non te ne accorgeresti. Allora, andiamo a vedere questa voce cosa fa. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Allora, dobbiamo sicuramente tagliare le basse. Guardate cosa succede. Ricordatevi, se usate il Pads Analyzer, che per avere le basse più lineari dovete aumentare la risoluzione delle basse frequenze, che di default è settato a 40. Se lo portate a 10 avete una rappresentazione migliore. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. Qui c'è roba fino a 30 Hz che sicuramente non ci interessa. E quindi mettiamo un Pro Q3 e cominciamo a tagliare un po' di basse. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too. Ok, andiamo a ritoccare un pochino le medio basse. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting. Queste S potrebbero diventare un po' troppe quando le comprimiamo, quando comprimiamo la voce, però lasciamole un attimo lì, vediamo cosa succede. Mettiamo un LA2A. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Please take. È un pochino nasale, eh? Togliamo un po' intorno ai 500-600 Hz, vediamo dove. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Please take me far, not looking back.
Ok, aggiungiamo un 11,76, comprimiamo ancora un po'. Ivan Drum sarà il mix da fare durante le ferie. Scaricalo e prova. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Ok, cominciamo ad aggiungere qualche ambiente. Anche qui lexicon. Non so se avete capito che mi piace questo lexicon. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both. E aggiungiamo un secondo ambiente. E indovinate un po' cosa sarà. E ancora oggi non l'ho usato. Il Sunset Sound. Dovrei cominciare a farmi dare delle royalties. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We. È bellissimo. Sentite senza, con già il lexicon, ma senza il Sunset Sound. Please take me far. Prima senza e poi con. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Sarà che è un riverbero che abbiamo già nelle orecchie, però secondo me è molto figo. Sì, Master Cubo Beats, tutti i mix che hai visto fare da me li puoi scaricare da Cambridge Music Technologies. Se vai nei precedenti e nelle precedenti puntate che sono pubblicate su YouTube, in fondo alla descrizione trovi il link sulla pagina da dove scaricare il mix. Scusa, le tracce. Così fai il mix. Ecco, bravo, da scarica ha messo il link. Please take me far, not looking back. Ok, adesso aggiungiamo un delay. Un delay stereo e utilizziamo l'Echo Boy. Modalità dual, facciamo ottavi e quarti. Mix 100% wet, aggiungiamo un pochino di saturazione. Chiudiamo un po' i filtri. Così a sentimento e vediamo cosa fa. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. We're shooting stars and it's my time to fly away through this vast empty darkness, illuminating everything on sight. Ok. E aggiungiamo anche qualcosa per allargare un pochino la voce.
Stavolta usiamo il micro shift di Sound Toys. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Where should... Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. We're shooting stars and it's my time of flight. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I won't stay. Vediamo cosa fa questa chitarra. Aggiungiamo un attimo Smooth Operator e per tenere un po' sotto controllo le medio bar. E rendiamola anche questa un pochino più percussiva. Quindi con un 1176 cerchiamo di enfatizzare l'attacco. Ok, senza cercare di allargare troppo in questo punto, perché siamo nella strofa, quindi ci aspettiamo una, tra virgolette, esplosione dopo nel ritornello. Spostiamo un pochino gli elementi per non far diventare la strofa troppo mono. Tagliamo un po' di basse qua. Ok, diamogli un po' di più di carattere a questa voce. Proviamo a creare uno slap delay mono questa volta. Usiamo un H delay.
Da Scarca hai preso il libro di Mike Senior, ottimo acquisto. Allora, chiudiamo un po' i filtri, pochissimo feedback. Please take me far, not looking back. This tiny sphere is getting too small. We both know I'm almost there. Ok, quindi nella voce abbiamo aggiunto due riverberi, un delay stereo, un delay mono che fa uno slap molto corto e un micro shift per allargare un po' il panorama stereofonico. Mi raccomando, Andy, la prossima volta che mettono Sunset Sound in offerta fai un post a caratteri cubitali su tutti i social. E mi sa che c'è adesso qualcosa in offerta, sai, perché mi è arrivata una mail. Vediamo se la vedo, se la trovo. Che è il 25esimo anniversario di IK Multimedia. E quindi qui dicono che fanno un group buy. Ancora non ho letto esattamente che cosa sarà. Però dice che inizia dal 5, quindi da oggi, no? Esatto. Get up to 25 prodotti for the price of one. Andate a vedere cosa, andate sul sito di K Multimedia e vedete cosa c'è in offerta. Allora, oggi abbiamo già visto un po' di cose diverse dal solito. Sentiamo un attimo fin dove siamo arrivati e poi per oggi ci fermiamo qui. Back. This tiny sphere is getting too small. We both know I'm almost there. We're shooting stars and it's my time to fly away through this vast empty darkness, illuminating everything outside. Allora, questo pezzo si chiama Comet di Ricky Legend. Mi pare che è uno degli ultimi che hanno caricato su. Costantemente mettono su nuovi pezzi, quindi ce ne sono già decine, se non più di 100 sicuramente ci sono. Quindi c'è tanto da esercitarsi. Sono tutti divisi per genere e ci sono tutti i generi. Va bene ragazzi, per oggi ci fermiamo qui, ci vediamo lunedì con Max per un'altra puntata dell'Audio Nerd Show. Ciao a tutti, buona serata e buone vacanze per chi va in vacanza. Ciao!